Gesù e Pietro. Sono tanti gli episodi che si dipanano nei Vangeli raccontando il rapporto tra il Figlio di Dio e il discepolo sul quale Cristo ha voluto edificare la sua Chiesa. Nella messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco si è soffermato in particolare sugli sguardi, tre in tutto: lo sguardo dell'elezione, quello del pentimento e infine lo sguardo della missione. Anche noi possiamo pensare: qual è oggi lo sguardo di Gesù su me? Come mi sguarda Gesù? Con una chiamata? Con un perdono? Con una missione? Ma sulla strada che lui ha fatto? Tutti noi siamo sotto lo sguardo di Gesù. Lui ci guarda sempre con amore. Ci chiede qualcosa, ci perdona qualcosa e ci dà una missione. Adesso Gesù viene sull'altare. Ognuno di noi pensi: Signore, tu sei qui, fra noi, fissa il tuo sguardo su me e dimmi cosa devo fare, come devo piangere i miei sbagli, i miei peccati, quale sia il coraggio col quale devo andare avanti sulla strada che tu hai fatto prima.